Seba, vigilia del nostro esordio in nei playoff Scudetto, gara 1 dei quarti di finale con Milano, partita molto complicata, no? È sempre difficile entrare subito in clima in competizione, oltretutto giochiamo con un avversario di livello. Sì, allora comincia la parte più bella della stagione, che sono le partite dentro fuori, che ormai un po' anche abituati siamo, perché abbiamo fatto anche ultime gare sotto pressione belle, quindi penso che adesso è arrivato il momento di essere proprio carichi e fare le cose precise. Andiamo a incontrare una squadra che ha dimostrato di essere di alto livello, quindi spero che sarà difficile, ma noi scendiamo in campo forti. Senti, parliamo delle difficoltà di questa partita. Milano è una squadra molto brava in fase break, soprattutto con relazione muro-difesa, attaccanti tecnici con tanti colpi. Cosa dovremo fare per portare a casa la partita? Io penso che anche la chiave sarà un po' il muro difesa, come hai detto loro hanno due schiacciatori che spesso trovano buchi, infilano palle, giocano bene, sono anche esperti, quindi dobbiamo essere precisi con il muro difesa, ma poi a questo punto abbiamo dimostrato anche che una squadra che abbiamo alcuni giocatori che in battuta vanno e possono fare i danni, penso che lì sarà anche un po' la chiave, staccarli e giocare bene il muro difesa. Senti, un'ultima cosa, come sta la squadra in vista di questo rush finale che è fra playoff e scudetto, abbiamo la semifinale di Champions fra una settimana praticamente, come sta la squadra? Penso che stiamo molto bene, abbiamo una squadra completa, siamo tutti bene e penso che siamo tutti pronti a dare contributo alle partite per giocarcela, quindi stiamo bene, alleniamo bene, abbiamo fatto belle partite e andiamo carichi in campo. Grazie Seba.